Un'altra volta ho fatto cadere un elicottero qua. Qui a Imola. sì, un elicottero qui è scoppiato, è andato in 50.000 pezzi, eccetera. E allora, siccome io avevo avvertito loro, guardate, che se vengo di elicottero dovrebbero venire, dice, verso le 8, le 9, secondo, perché io scarico gli apparecchi, scarico. Invece, alle 7 sono arrivati. Qui si sono caricati di energia negativa e quando sono andata là a depositarsi hanno preso il negativo, con negativo lei mi insegna che due cose uguali si respingono. Allora è salito ancora, poi è sceso ancora, poi è risalito tre volte. Per fortuna con gli operai dentro, delle macchine, i meccanici dentro delle macchine, sono scappati fuori la seconda volta e si sono buttati giù. Quando è sceso è scoppiato. I pezzi hanno tagliato tutti i cordoni grossi della televisione da là a venire qui. È entrato qui dentro e non si è trovato i pezzi, poi sono andati giù profondi. Dentro questo giardino. Quindi Qual è che le fa funzionare questa apparecchiatura? questo è quando voglio Sarebbe rischioso fare un esperimento adesso. io. Adesso sarà un po' difficile perché guardate, qui c'è poche nuvole, se no vi farei funzionare, ma ad ogni modo, anche se io faccio funzionare questo, non ci credono. Però io ho avuto una grande soddisfazione. Una classe di 6 o 7 anni, bambini, sono andato qui Quindi elementare. elementare, sono venuto qua dentro e mi sono detto, vedete bambini, laggiù sono le nuvole. E non c'è il sole. Adesso io faccio girare l'elica, qua dentro, poi vi farò vedere girare l'elica. Vedete che dopo un quarto d'ora, 20 minuti, si apre le nubi e viene fuori il sole. E dopo 20 minuti è venuto fuori il sole. Il bambino ha fatto bene, bravo. È stata la più grande soddisfazione della mia vita. Perché da qua dice, combinazione, c'è il vento, c'è qui, là, non è vero, capito?